Ragazzini usati come vedette per segnalare gli sbirri, donne che preparavano le dosi e smercio a pieno ritmo per le vie di Licata, oggi gli arresti dei carabinieri. Il procedimento penale ha stabilito che è del privato e lui è pronto a regalarla, ma la lite continua in sede civile. Dopo l'approvazione della finanziaria, il governatore si difende dagli sciacalli che chiedono la sua testa. Pronto il piano delle forze dell'ordine per far rispettare il lockdown. L'incidenza dei positivi al 12% in Sicilia. Arriva Moderna, ripartono le prenotazioni dei vaccini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Azzerata fruttuosa piazza di spaccio a Licata. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un'intera famiglia di Licata, piazza recentemente balzata agli onori della cronaca nera per varie operazioni, è stata coinvolta in un'operazione di spaccio di sostanze stupefacenti. La famiglia era residente nella zona delle case popolari. L'operazione della scorsa notte ha visto impegnati oltre 30 militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno eseguito 4 misure cautelari disposte dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento. L'indagine si è sviluppata attraverso attività investigative e tecniche con pedinamenti e ha permesso di cristallizzare numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana e cocaina e soprattutto un continuo via vai di acquirenti, consumatori, protetti da numerose vedette, molto spesso minorenni. Durante l'attività investigativa si è avuto modo di verificare un episodio che ha destato particolare allarme, in quanto uno degli spacciatori è riuscito a organizzare una cessione di stupefacenti a una donna per il tramite del marito, che parlava indisturbato dal carcere di Agrigento, dove era detenuto per altra causa. Sì, uno degli elementi che è emerso dall'attività investigativa è che abbiamo riscontrato un episodio in cui addirittura tramite l'utilizzo di telefoni cellulari entrati illecitamente all'interno della casa circondariale di Agrigento, lo spacciatore che era all'esterno ha concordato una cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina da dare a una parente dei soggetti ristretti all'interno del carcere. Questo sicuramente ha creato un senso di allarme, insomma, in chi operava direttamente. Insomma. L'indagine nasce a seguito di un'aggressione che sicuramente ricorderete, in cui ci fu una, diciamo, grande rissa con lancio di oggetti nei confronti di un'abitazione sempre limitrofa alla zona di case popolari di cui parliamo, cioè via Torquato Tasso. Nel mentre delle attività in cui si cercava di riportare la calma, a poca distanza da una di queste abitazioni fu ritrovato dello stupefacente di tipo marijuana nascosto sotto un copertone a poca distanza. L'ipotesi investigativa era quella che venisse occultato lì per poi essere smerciato. Abbiamo iniziato l'attività attraverso un monitoraggio H24 con attività tecnica e pedinamenti e da lì abbiamo scoperto sostanzialmente l'esistenza di questa piazza di spaccio che riguardava sostanzialmente un'intera famiglia con l'utilizzo di minori spesso non imputabili che facevano sostanzialmente le vedette e avvisavano dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quindi quante persone sono state coinvolte nell'operazione e quanti sono stati arrestati? Le misure cautelari eseguite nella notte sono sostanzialmente 4, ma è chiaro che il monitoraggio H24 ha permesso di aprire una visione molto più ampia. Yeah. Che chiaramente ha descritto uno spaccato sociale in una città come quella di Licata che necessita il nostro sforzo continuo e senza sosta, anche perché i soggetti interessati dalle vicende odierne sono anche gli stessi che sono stati interessati dalle dinamiche che hanno portato ai fermi per tortura nei periodi scorsi, insomma, ecco. Il messaggio che l'Arma vuole lanciare è che noi ci siamo e possiamo aiutare
a creare una terra dove vince la legalità, dove vince la legalità e dove si sceglie di vivere onestamente. A Licata c'è molte persone che vogliono questo e ce lo chiedono, e noi vogliamo con tutti i nostri sforzi dare una risposta ai cittadini onesti di Licata. In occasione del lockdown di Pasqua, l'impegno delle forze dell'ordine sarà massimo e volto a far rispettare dispositivi di sicurezza anti-Covid. Vediamo. Sarà una Pasqua tra divieti e ordinanze sullo stop agli spostamenti verso le seconde case a secondo delle regioni e in generale blindata dalle misure del nuovo decreto anti-Covid. Verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Così il Viminale, dopo la riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduta dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, misure che verranno eseguite dalle autorità di polizia locali. Auguro a tutti voi di trascorrere una Pasqua serena. Parlare di felicità al tempo della pandemia è molto difficile. Quante difficoltà stiamo attraversando anche noi per garantire un presidio importante dei servizi e far capire ai cittadini che non devono scherzare con la salute, ma che la salute è uno dei diritti primari dell'individuo e che come tale va salvaguardato. Impianteremo nel territorio, così come già vi ha detto il prefetto, una serie di servizi imponenti come li abbiamo fatti l'anno scorso. Sollecitiamo i cittadini a rispettare le disposizioni, a aiutarci. Noi siamo per aiutarci, noi siamo, abbiamo detto, al servizio dei cittadini. I cittadini ci devono permettere di aiutare la tutela della salute. I cittadini devono essere responsabili, perché in un momento del genere la responsabilità significa salvare una vita umana. Sarà un weekend particolarmente impegnativo per le forze dell'ordine, considerando i controlli e che siamo in zona rossa. Insomma, un weekend pasquale molto impegnativo per voi. Sì, è un weekend molto impegnativo. Abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse. Il personale sicuramente non ha goduto di ferie, è messo di servizio fuori, sul territorio, nelle strade principali. Ricordiamoci che la zona rossa prevede il divieto di spostarsi da un comune all'altro se non per casi di assoluta necessità. Vigileremo che questo venga rispettato, che le regole vengano osservate, perché sono regole nell'interesse della salute, nell'interesse di tutti. Il troncone penale ha stabilito che la famosa scogliera di Marna Bianca di Real Monte è di Ferdinando Sciabarrà e lui rilancia dicendo che è pronto a regalarla, ma la regione e il comune non accettano e vanno avanti in sede civile per continuare la lite sulla proprietà. C'è il servizio. Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Aggettivi possessivi. La scala dei turchi è mia, diceva il comune, ma se è da mettere in sicurezza è tua, della regione. Sì, compete al demanio. È nostra, del popolo che ne ha sempre usufruito. È vostra, che non avete vigilato. È loro, di chi forse un giorno la gestirà. Tu è mia, dicevano Franco e Ciccio. E su mia e tua hanno litigato in causa penale il comune di Real Monte e il proprietario Ferdinando Sciabarrà. Senti, non ti sembra il momento di scegliere? E scegliamo, tu quale vuoi? Se non hai niente in contrario, io prenderei Pia. Eh? Sei cretino! Io non ho nulla in contrario, sono uguali! Va bene, allora la tua è mia. E che discorso sono? Se è mia, è mia. Ebbene, io che sto dicendo, la tua è mia. Ciccio, ti do una coltellata e due scariche all'opara. E c'è mia, è mia! E questo sto dicendo, sì che è tua, ma è mia! Tua è mia, capisci? Cioè tu prendi a mia. Io sposo a te. E che facciamo, la razza dei cani barboni? Ma che discorsi sono? Ma cerca di capirmi, la tua è mia, capisci? Mia! No, è mia! Sì. È mia! La stessa procura nei giorni scorsi ha acquisito una perizia che individua finalmente con precisione la porzione pubblica e quella privata, ha sollecitato la regione a fare la sua parte provvedendo a firmare un provvedimento che acquisisca al demanio pubblico la porzione incriminata. E il privato si è detto pronto a regalare la scala dei turchi. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole. Parole soltanto parole tra noi.
parole, perché a fianco al procedimento penale c'è quello civile. Il comune infatti è ancora costituito in giudizio contro il privato per la complessa questione del riconoscimento della proprietà e la ragione si è costituita nel processo civile in corso al Tribunale di Agrigento sulla proprietà della Scala dei Turchi. Inchiesta sui presunti dati falsi relativi alla pandemia Covid in Sicilia. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone, la direttrice generale del Dipartimento per la Sanità della Regione Siciliana, Letizia Di Liberti. I legali hanno comunicato che la Di Liberti intende chiedere di essere quanto prima interrogata dai magistrati del Tribunale di Palermo, cui è stata già disposta la trasmissione degli atti per competenza territoriale, riservandosi quindi di rispondere al giudice naturale. Nello Musumeci, al termine di una seduta tesissima che porta all'approvazione di una finanziaria light, aspetta la tarda sera per replicare ai deputati dell'opposizione che chiedono le dimissioni dalla carica di governatore dopo l'inchiesta sui falsi dati, sui contagi, e annuncia di voler tenere l'interim della sanità. Vediamo. Credo sia anche noto il silenzio col quale ho caratterizzato le mie giornate di... perché ritenevo doveroso, per rispetto nei confronti della magistratura, evitare qualunque esternazione, qualunque considerazione o, peggio ancora, una parola destinata ad alimentare speculazioni politiche. Io non ho nulla da relazionare su una vicenda giudiziaria che ancora rimane o dovrebbe rimanere nel riserbo degli inquirenti. I fatti politici assumono una dimensione amara, quella di un processo, e questo processo si è celebrato sui web, si è celebrato nei luoghi pubblici, perché è ormai abitudine di una certa politica siciliana, la peggiore certamente, la più volgare certamente, quella di dovere cogliere le occasioni dei fatti giudiziari per imbastire processi sommari ed emettere sentenze di condanna. È un'abitudine ormai assai prevalente anche in quest'Aula, nella quale non ci sono forse gruppi parlamentari che possano dirsi esenti da vicende giudiziarie che abbiano colpito un proprio iscritto. Mai da parte del centrodestra, cioè della maggioranza che sostiene il mio governo, mai dalla parte di chi vi parla è stata tentata, neppure a denti stretti, una manovra speculativa. È la politica di chi ritiene che chi la pensa in maniera diversa non è un nemico ma è un avversario. È la politica di chi responsabilmente ritiene che quello che oggi può capitare all'avversario domani potrebbe capitare a se stesso o a un suo collega di gruppo. Nessuno si convinca di poter dire in politica mai mi aspetto rispetto, perché altrimenti la politica diventa barbarie. Non c'era alcun interesse personale dal quale mi sarei dovuto difendere e non avevo motivo di presentarmi a quest'Aula per rendere conto del mio operato. Ecco, il magistrato lo ha detto con chiarezza, il caricamento dei dati non spetta all'assessorato, spetta alle strutture periferiche. Si è giocato molto sull'espressione spalmatura. Quel termine si riferiva al fatto che i dati erano arrivati dalle strutture periferiche con 5 giorni di ritardo.
Dunque non avrebbe avuto senso caricarli tutti in un solo giorno. Quello sì sarebbe stato un atto falso, dice il magistrato. L'obiettivo per nascondere i dati, e abbiamo appena compreso che i dati non erano né nascosti né falsati, il motivo era quello di far apparire efficiente la regione, il governo, il sistema sanitario. Ma che tipo di ricerca di consenso è quella di un presidente che invece di dire apriamo tutto, dice chiudiamo tutto? Nella mia storia personale, che è anche quella dell'avvocato Ruggero Razza, c'è sempre stato il principio della piena assunzione delle proprie responsabilità. Non capita spesso che chi è destinatario di una indagine preliminare decida in piena autonomia di dimettersi dal proprio incarico per liberare in un momento di emergenza nazionale la istituzione che si rappresenta e tenerla lontana da qualsiasi ombra. È una questione di stile, è una questione di regola, è una questione di rispetto. E facciamo un passo indietro, perché poco prima del lungo discorso del governatore Musumeci, chiamato in aula per riferire, l'ARS ha approvato la finanziaria, ma la maggioranza scricchiola. Vediamo. Alla fine la finanziaria viene approvata, ma è una manovra ancor più magra di quella che era approdata in aula ormai 17 giorni addietro, dopo il caos con una maggioranza in frantumi su 2 voti su 3. Il presidente dell'assemblea regionale Gianfranco Micichè decide di accantonare tutti gli articoli ancora non varati, più di 10, motivandolo proprio con l'assenza di maggioranza a sostegno delle norme. E se il presidente della regione siciliana Nello Musumeci prende la parola per puntare il dito contro l'ascarismo di qualcuno nella maggioranza, l'opposizione va subito all'attacco. Questa finanziaria, la Waterloo di Musumeci, commenta così infatti il capogruppo del PD Giuseppe Lupo. Il suo governo è alla frutta e non può più contare su una maggioranza a sala d'Ercole, rilancia il suo omologo nei 5 Stelle Giovanni Di Caro. Restano fuori tantissime norme, questo è proprio vero. Si infuria ad esempio Marianna Caronia, che aveva proposto la realizzazione di un museo dei Liberty nell'area dell'ex villa dell'Ella. A Palermo il governatore promette che se ne farà carico, ma è un uomo stanco, fiaccato dalle avversità degli ultimi giorni, quello che prende parola in aula. Saltano tante norme, a lui anche molto care. L'assegnazione all'IRFIS di un ruolo di supporto e l'obbligo per le aziende controllate di pubblicare i bilanci. Vengono rinviate le assunzioni dei figli dell'assessore Sebastiano Tusa, la norma sul soft working, una deroga alle assunzioni nelle partecipate, la stabilizzazione dei precari dell'ARS, che sarebbe dovuta passare da un emendamento aggiuntivo e così via. Non posso farle votare adesso, mette le mani avanti Micichè. Se venissero bocciate non potrebbero essere discusse nuovamente, è il caos. Intanto però la manovrina light ottiene il suo via libera. Ci sono diversi tagli alle partecipate, agli affitti, al turnover e una manciata di ristori che andranno a categorie come ristoranti, taxi, moda, wedding, cerimonie, cinema e spettacoli. Fra gli articoli che hanno provocato più polemiche c'è poi quello che alza a 160.000 euro il tetto dello stipendio del portavoce del presidente della regione, un incarico al momento ricoperto dall'ex europarlamentare Michela Giuffrida. Ma arrivano anche un aumento dei canoni demaniali, una riforma della commissione via VAS che aumenta i componenti ma che non ne subordina l'azione alle decisioni politiche, la stabilizzazione degli stagionali a 151 giornate dei consorzi di bonifica e quella attesissima dei precari ASU. Ma nel caos dell'ARAS scossa dell'inchiesta sulla sanità e dalle dimissioni dell'ormai ex assessore alla salute Ruggero Razza, l'ARAS dà fine finalmente le via libera alla manovra. Ragioni morali e sostanziali, attacca Claudio Fava, dovrebbero indurre il presidente Musumeci a prenderne atto e chiudere la sua esperienza di governo adesso, nell'interesse di tutti. La norma che riguarda lo stanziamento di 52 milioni di euro
relativo all'aggiornamento del contratto dei dipendenti regionali 19-21. Quindi il governo Musumeci che si intesta a questo importante risultato e attenzione nei confronti del comparto dei dipendenti. Accanto a questa norma c'è anche un risultato significativo sulla razionalizzazione della dotazione organica. La regione siciliana si allinea alle regioni d'Italia sulla dotazione organica pronta in rispetto all'accordo fatto con lo Stato e pronti a modificare questo accordo con lo Stato a fare nuovi concorsi per nuove intelligenze e competenze da portare dentro l'amministrazione regionale. La soluzione di un problema drammatico di alcuni lavoratori socialmente utili che da oltre 25 anni vivono una condizione di precariato, 4.571 persone che recuperano la loro dignità, la loro libertà, un posto di lavoro, una serenità vera. È la finanziaria nella quale vengono riconfermate e ampliate tutte le poste a favore delle disabilità gravissime, dei gravi, grande attenzione al problema dei disabili nelle scuole, ma anche normativamente abbiamo semplificato le procedure per l'accesso alle graduatorie che potranno essere fatte due volte l'anno. E poi le donne, grande attenzione nei confronti delle donne, quelle che si trovano ai margini di una società violenta, le donne appunto vittime di violenza per le quali vi è un grosso intervento in favore delle strutture che le accolgono, ma anche il reddito di libertà, e cioè la opportunità che darà a loro decoro, dignità e autonomia. La Regione rimette in linea i numeri dei contagi, ma non riesce a conteggiare i test rapidi. Il tasso di contagio al 12,4% in Sicilia, arriva la fornitura Moderna, ripartono le prenotazioni. C'è il servizio. Stavolta i numeri dovrebbero essere esatti, ma nel report siciliano sui contagi da coronavirus alcune cifre mancano ancora. Un'avvertenza nelle tabelle recita: in data odierna non è stato possibile rilevare il dato dei tamponi con test antigenico, dunque non si ha il numero dei tamponi rapidi. Dopo il primo giorno senza bollettino ed il secondo giorno con i dati sbagliati, ieri la Sicilia torna nona tra le regioni italiane con un numero di nuovi casi. Da 10.305 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore sono emersi 1.282 nuovi positivi. Il tasso di contagio e il rapporto tra i nuovi casi e i tamponi sale al 12,4%. I decessi sono stati 19, ieri 21 riferiti ai due giorni. Due dati certo preoccupanti. I ricoverati sono 1.039, 8 in più di ieri. I posti occupati in terapia intensiva salgono da 104 a 143 con 6 nuovi ingressi. I guariti sono stati 82 e così gli attualmente positivi sono 19.870, 1.181 in più del giorno prima. In isolamento ci sono 18.831 persone. E intanto è stata riaperta la piattaforma delle prenotazioni dei vaccini per gli over 80, la fascia 70-79 anni, il personale della scuola e i soggetti fragili, anche in vista delle nuove consegne di vaccini appena fatte. Proprio in queste ore il Corriere Espresso di Poste sta finendo le consegne del vaccino Moderna. Le dosi, pari a 36.300, sono destinate alle farmacie ospedaliere dell'isola. Saranno utilizzate come prima dose dai medici curanti per le somministrazioni a domicilio. Via libera da parte del Ministero dell'Interno, approvata la bozza di bilancio riequilibrato proposto dal Comune di Porto Empedocle per superare la fase di dissesto finanziario. Il sindaco Eda Carmina lo comunica in diretta Facebook ai suoi concittadini. Vediamo. Oggi siamo nelle condizioni di dire che il Ministero degli Interni ha dato il parere positivo all'ipotesi di bilancio riequilibrato del Comune di Porto Empedocle, che quindi sostanzialmente ora si procederà all'approvazione dei bilanci di tutti questi anni che erano bloccati per in mancanza di questo parere positivo sul bilancio, e ora invece si sblocca tutta la situazione, per cui veramente è un grande regalo di Pasqua per la nostra città questo varo alle ipotesi di bilancio riequilibrato. È un'ipotesi da cui lavoriamo da oltre un anno
anno un va e vieni dal Ministero, io sono andata personalmente varie volte a Roma a perorare la nostra causa, a vedere che limature occorressero nella situazione. In ultimo ci hanno chiesto di inviare tutti questi avvisi di accertamento, indurre i nostri cittadini al pagamento di quanto non ancora versato, un grande sacrificio per tutti noi, per tutti anche i nostri concittadini, ma questo era da farsi, questa pillola amara serviva a salvare e a risanare questo paese. Guardate, io non vi nascondo che ho pianto di gioia alla notizia che già mi era stata anticipata ieri direttamente dal sottosegretario Carlo Sibilia. Al momento in cui la COSFEL nazionale ha decretato questa situazione, perché veramente sono stati sacrifici enormi, a volte non compresi, tanti viaggi a Roma, comprenderete che era una situazione complicata da risolvere, della serie quasi quasi non ci credo neppure io, tanti ostacoli abbiamo dovuto superare, ma ce l'abbiamo fatta. Questa è la svolta definitiva per questo paese, che non potrà che andare avanti. Pensate solo alla possibilità di stabilizzare finalmente dopo 30 anni i precari di questo paese. Pensate alla possibilità di avviare fra breve, approvati i bilanci, i concorsi, perché noi manchiamo di personale, quindi giovani che potranno entrare come lavoratori in questo comune espletando concorsi pubblici che daranno nuova linfa e nuova occupazione in questo territorio. È tutto. D'ora in poi sarà tutto diverso. Certo, magari all'inizio ancora si dovrà faticare, qualcosa si dovrà fare. Dico sempre che ringrazio i miei concittadini che hanno avuto fiducia in noi e soprattutto quelli che, nonostante le difficoltà, nonostante essersi visti arrivare a visi di accertamento in questo periodo, è stato molto doloroso per noi doverlo fare su richiesta del Ministero. Io avevo posto le mie mostranze con tutto, certo, uno sbuffando un po', però sono stati lì a seguirci in modo tranquillo, sereno per quello che la condizione consentiva. Ora è il momento veramente della svolta e io devo dire, al di là di tutto, sono veramente contenta perché abbiamo con il Consiglio Comunale portato avanti una situazione anche difficile, complicata, pesante, e ora veramente possiamo guardare al futuro in modo diverso. Quindi questa cosa ci infonde anche coraggio per andare avanti. E dico alla mia città: coraggio, nonostante la zona rossa, noi ce la dobbiamo fare e dipende ancora una volta da tutti noi insieme, rispettiamo le regole, cerchiamo di essere solidali con chi non ce la fa, perché se siamo sereni, se ciascuno cittadino pedoclino è sereno, tutta la comunità sarà serena, quindi diamoci una mano per essere sereni e felici tutti insieme. Gestione del parcheggio pluripiano in via Empedocle da Agrigento. Dopo le polemiche politiche si passa alle carte bollate. Il vicepresidente provinciale di Coda, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, infatti ha annunciato di aver presentato una denuncia alla Corte dei Conti perché i magistrati valutino la sussistenza di un danno erariale provocato dal comune. A suo dire, dal mancato incasso di circa 250.000 euro. Di Rosa si sofferma anche sulla vicenda della fondazione del teatro. Arturo Cantella. Giuseppe Di Rosa, si può dire che eufemisticamente lei sta proprio cambiando rotta nei confronti dell'amministrazione comunale? Ogni giorno esce una contestazione nei confronti appunto dell'operato. Ora si parla del danno erariale relativamente alla gestione del parcheggio e poi in merito alla fondazione Pirandello. Ecco, come mai? Cosa c'è da dire? Chi ha cambiato rotta è l'amministrazione. Perché queste sono cose con le quali, delle quali avevo concordato oltretutto tutto col sindaco. Si parlava già prima dell'avvento della nuova amministrazione, ne parlavamo in campagna elettorale, ne abbiamo parlato oltretutto la campagna elettorale, non dimentichiamoci che è durata più di un anno. Di conseguenza, se ne parlavamo, se io ho esposto tutte queste problematiche, mi veniva riferito sempre, le andremo a fare assieme, risolveremo questi problemi, li programmeremo. Uno tra tanti, io parlavo del centro commerciale Atenea, lui, il sindaco, se l'è giocata immediatamente insediato. Tutte queste erano programmazioni che avevo nel tempo maturato io.
di questo del parcheggio pluripiano ne parlavo già da un anno con lui, che c'erano problemi nei parcheggi, non solo in quello, e mi veniva detto che avremmo risolto il tutto in pochi mesi, avremmo riportato tutto alla città e tutta la legalità e tutto quello che era. Chi ha cambiato rotta non sono io, assolutamente, io continuo a fare squadra con i miei amici e continuo sulla mia rotta. Chi ha cambiato rotta non sono io. Partiamo adesso dal problema. È impossibile che mi senta dire, è impossibile che la città si senta dire che l'amministrazione sta affrontando una problematica sin da novembre. Ma scusatemi, se io a febbraio, il 17 febbraio, io ho esposto questo problema e voi dite che state interloquendo ancora con la ditta. E no, non è così. Parliamo del parcheggio. Il parcheggio pluripiano, dato in gestione a un'azienda privata, introitava, prima di darlo in gestione all'esterno, 96.000 euro quando andava male. E quel parcheggio era gestito malissimo. Io oggi vado al parcheggio, pago, e l'azienda che ce l'ha in gestione è da 2 anni e mezzo e oltre che non paga il dovuto al comune. Loro dicono di quantificare il tutto in circa 224.000 euro. Io dico che siamo già a 250.000 euro. Pur non di meno, con questi soldi potremmo dare i servizi alla città. Perché non fare trascorrere una Santa Pasqua meglio ad alcune famiglie agrigentine con quei soldi? Perché non sistemare le strade? Perché non sistemare tanti altri servizi alla città che oggi non ci sono? Secondo punto, quello della presidenza del teatro della Fondazione Pirandello. Ma quella è una cosa incredibile. Il sindaco per statuto diventa presidente della Fondazione Pirandello. Bene, ad oggi sono trascorsi 5 mesi, non mi si dica che non si sono trovati i tempi per farlo. Il sindaco non si è insediato. Ma perché? Ancora oggi? Ma il perché non lo so, non mi è dato sapere. Ma dico io, insediati e poi puoi fare quello che vuoi. Però nel frattempo, tra ottobre e dicembre, se voi andate a fare la rassegna stampa sulla vostra emittente e su altri, avete ricevuto le note stampa dal teatro. E chi lo presiede? Chi decide se fare o meno uno spettacolo al Pirandello o meno fare altro? Il Pirandello, il bilancio, è sano o deve dei soldi? Nessuno, nulla ci è dato sapere e continuano nella non trasparenza della macchina amministrativa. Sono tutte cose delle quali avevo parlato. Io ho mantenuto la rotta, loro hanno cambiato rotta, spero che non affondino, perché se affondano loro affonda la città. Prima che di affondare, possibilmente, visto che hanno cambiato rotta, abbandonino la... Tentativo di furto all'interno di un impianto eolico tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Ignoti, approfittando delle ore notturne, hanno fatto irruzione nel terreno in cui sorge l'impianto, di proprietà di un imprenditore agrigentino, nel tentativo verosimilmente di asportare materiale ferroso, un piano evidentemente programmato già da tempo. I ladri infatti quasi sicuramente conoscevano bene la zona, ma qualcosa è andato storto e sono fuggiti a mani vuote, danneggiando però parte dell'impianto. I danni sono ancora in fase di quantificazione, indaga la polizia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Ci sono rimasti i ricordi, un video ripercorre le tradizioni religiose dei riti di Pasqua. Eugenio Cairone. Nel video, una selezione di scatti di un concorso fotografico del 2017 sulla Settimana Santa ad Agrigento, montati sulle note del canto A Sì versate lacrime, eseguito dal coro Magnificat e dalla banda Vincenzo Bellini nella chiesa di San Lorenzo. A diffondere il video, Don Carmelo Petrone, direttore dell'ufficio comunicazioni della Curia. Si vuole offrire così, dice Petrone, la possibilità di rivivere i momenti salienti e le emozioni della passione di Cristo ad Agrigento. E le emozioni sono contenute proprio nel canto, che da Agrigento si è diffuso in tutta la Sicilia, emozioni forti che accomunano giovani e anziani.
E così trascorre un altro venerdì santo, triste e doloroso come la passione di Cristo, appunto. Una settimana santa che si ripete per il secondo anno, con l'unica differenza che le chiese sono aperte, ma domani, domenica e lunedì, serve l'autocertificazione per recarsi a messa e nella chiesa più vicina a casa. Un altro anno senza processioni con la Via Crucis di Cristo, che è la Via Crucis di tutti noi, costretti a subire ancora le pesanti restrizioni. Domani il sole sorgerà, disse lo scorso anno l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro nel suo messaggio alla città. Tanti fratelli, aggiunse il cardinale, sono inchiodati sulla croce del virus. Diciamo che tu, Signore, sei la nostra speranza, ma ancora bisogna aspettare e rispettare le norme per tornare alla normalità, concluse il cardinale. Rispettare, ma lo facciamo da oltre un anno. Rispettare se vogliamo uscire dal tunnel, ma ormai, diciamolo, non dipende solo dai cittadini. E l'unico augurio che possiamo rivolgere per quest'altra Pasqua blindata è che davvero domani il sole possa sorgere, per non sentirci più crocifissi, ma tornare a vivere la gioia della resurrezione. L'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, segnala che lungo la strada provinciale 24 in contrada Fauma incombono diverse discariche abusive che inquinano i luoghi. In civili e imprese incivili gettano di tutto, anche sfabbricidi, Eternit, elettrodomestici, favorendo il proliferare di topi, blatte e zanzare, rendendo la zona invivibile.
Raccolta rifiuti irregolare ad Agrigento anche durante i giorni legati alle festività pasquali. Il raggruppamento temporaneo di imprese ha infatti reso noto che la raccolta rifiuti verrà operata secondo il calendario normale anche domani, sabato 3 aprile, con la frazione umida e il vetro. Il lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, quando è previsto il conferimento dell'umido. Rimane dunque invariato il calendario di raccolta e di conseguenza anche la tipologia di rifiuto da lasciare fuori dalle abitazioni negli orari e nelle modalità consuete. Oggi 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, per ricordare tutti i diritti delle persone che ne soffrono e ricordare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU. La ricorrenza richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. I disturbi dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell'interazione sociale e della comunicazione, da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. Sulla problematica e su cosa si fa nella nostra città in merito, ascoltiamo Angela Arrancatore dell'Associazione Vite Autismo. Oggi questa giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che viviamo in una fase delicata perché ovviamente la pandemia che già da un anno, ahimè, ci fa compagnia, rende proprio ancora più necessario accendere i riflettori su questo disturbo, per ricordare quanto sia importante il supporto a noi famiglie che viviamo l'autismo, e non lo viviamo solo il 2 aprile, perché l'autismo è tutti i giorni e non è solo il 2 aprile. E l'autismo è fatto di vita quotidiana, è fatto di routine, di stanchezza e di paure che ovviamente il Covid ha accentuato. Questa emergenza sanitaria inoltre ci ha ricordato l'importanza della ricerca scientifica, l'importanza di avere il supporto della sanità, l'importanza di avere la presenza delle istituzioni e dei servizi. Ci ha fatto anche riflettere purtroppo sull'assenza di tante cose. Cosa manca da Agrigento? Spesso ci viene chiesto questo. Penso che forse sia anche quello che manchi in altre parti della Sicilia, in altre parti d'Italia. Io da mamma di 18enne mi rendo conto che ciò che manca fondamentalmente è la consapevolezza che l'autismo non si ferma a 18 anni, e invece qui sembra che gli autistici compiuto il 18° anno di età e diventano dei fantasmi, e mancano delle strutture dedicate, e manca il nostro centro per l'autismo, a cui io faccio appello, al nostro commissario straordinario, il commissario dell'ASP Zattia. Vorremmo un centro per l'autismo dedicato all'autismo ad Agrigento, lo abbiamo a Menti, lo abbiamo a Senigallia, ma più spesso si è detto perché non averlo anche ad Agrigento. Ecco, questo è soprattutto quello che noi lamentiamo, e che io proprio mi sento di lamentare vivendo l'autismo, soprattutto nella fase adesso della maggiore età. Quindi che questa giornata mondiale dell'autismo sia un momento di consapevolezza e riflessione importante, che sì, si sensibilizzi l'opinione pubblica, lo abbiamo sempre fatto, quest'anno non ci saranno le solite manifestazioni di cui io in prima persona mi sono sempre fatta promotrice, soprattutto con i miei studenti del liceo Politi. Non avremo quello, non avremo le fiaccolate, però è importante che se ne parli e che se ne continui a parlare. Questo è quello che la giornata mondiale dell'autismo deve rappresentare: diffondere conoscenza, consapevolezza, combattere ogni forma di discriminazione e di stigmi sociali. Quindi ecco, che sia davvero la consapevolezza che l'autismo c'è, che le famiglie lo vivono sempre. La pandemia
ci ha anche ovviamente fatti sentire ancora più soli e abbandonati. Fortunatamente è stata avviata già la campagna delle vaccinazioni per i nostri ragazzi, mio figlio è già stato vaccinato, sono in corso le altre vaccinazioni, adesso saranno vaccinate i caregiver e questo ovviamente ci dà maggiore sicurezza, perché ovviamente ciò che ci ha preoccupato era il portare a scuola i nostri figli, portarli ai centri di riabilitazione e di terapia. Nonostante tutte le misure di sicurezza messe in atto, i nostri ragazzi non portano le mascherine, non comprendono la necessità dei dispositivi ovviamente da mettere in atto per contrastare l'emergenza. Vorrei ringraziare pubblicamente anche il Comune di Agrigento, che ha risposto ad una nostra comunicazione ma anche ad un appello che ha fatto l'ANCI Sicilia, per cui ci risulta che stasera il Palazzo di Città verrà illuminato di blu e quindi sappiamo che questa è una tradizione, non che ecco, il blu faccia sparire l'illuminazione dei monumenti, ovviamente sono un segno ecco, della presenza di tutti. La prossima settimana sarò promotrice di una serie di iniziative che porterò avanti in collaborazione con l'ASP di Agrigento, con cui ho sempre fatto, col servizio di sociologia e i miei studenti del liceo politico. Poi ovviamente Arturo, a tutti ecco, quelli che seguono TVA, noi avremo modo di far vedere. Saranno momenti che abbiamo deciso proprio di diffondere non il 2 aprile, anche per diciamo, la circostanza della festività pasquale, ma soprattutto ecco, per dare questo messaggio che se ne parli e che se ne parli ad aprile, a maggio, giugno e settembre. Quindi grazie a te sempre per l'attenzione che poni a questa nostra emergenza. Ed oggi è anche il 36esimo anniversario dell'attentato contro il giudice Carlo Palermo, che scampò miracolosamente al Tritolo, a perdere la vita però tre innocenti, Barbara Rizzo di 30 anni e i suoi due gemellini Giuseppe e Salvatore Asta di 6 anni. C'è il servizio. Ricorre in questo 2 aprile 2021 il 36esimo anniversario della strage di Pizzolungo, uno degli attentati mafiosi più crudi e difficili da digerire, con cui il martoriato territorio siciliano, ma non solo, ha dovuto fare conti. Era il 1985 quando per mano della criminalità organizzata perdevano la vita mamma Barbara e i suoi gemellini Giuseppe e Salvatore Asta di soli 6 anni, stroncati senza che se ne rendessero conto. Anche quest'anno, come avviene ormai dal 2008, l'amministrazione comunale Ricina conduce la giornata del Non ti scordar di me. Le iniziative sono tutte concentrate presso il Giardino della Memoria di Pizzolungo, che sorge proprio nell'area in cui avvenne la strage, con un unico e scellerato obiettivo: eliminare il giudice Carlo Palermo. Per ovvie ragioni non sarà possibile partecipare alle iniziative, che però sono tutte diffuse attraverso i canali social del Comune di Erice, sulle pagine Facebook di Libera e del Non ti scordar di me. L'eco di quella maledetta esplosione è ancora fortissimo e continua a scuotere con forza le nostre coscienze, commenta il sindaco Daniela Toscano. Non disperdere la memoria di quanto accaduto il 2 aprile del 1985 è un obbligo morale e civile. Si continua ad inseguire il fantasma di una giustizia spesso messa a tacere sul perché sono morti Barbara e i suoi gemellini e sul perché Cosa Nostra voleva uccidere il PM Carlo Palermo. La spinta investigativa però non si ferma, come dimostra l'ultima sentenza che ha condannato come mandante anche il boss Vincenzo Galatolo, dopo le condanne inflitte ai capi mafia dal calibro di Rina Virga, Madonia e Di Maggio. La memoria della strage di Pizzolungo, la ricostruzione di fatti, di inchieste vissute in prima persona, le ricerche compiute e raccolte si trovano tutte nel nuovo libro X-Day, che segue la precedente pubblicazione di La Bestia del giudice Carlo Palermo, oggi avvocato, il quale evidenzia le varie facce del potere in Italia. Il patto Stato-mafia, ammette Palermo, è stato presente fin dall'inizio, lo riporta Antimafia 2000.
fin dall'inizio perché i principi democratici della nostra Costituzione non sono stati applicati in quanto è stata riconosciuta dignità a soggetti esterni alla dialettica costituzionale, da Portella della Ginestra, Giovanni Falcone, le attività segrete successive che sono state sottoposte ancora al segreto di Stato, alla massoneria, che ha avuto come accertamenti giudiziari solo e semplicemente l'episodio che ha riguardato le logge trapanesi. Insomma, quel grande incubo che è il 92 ha fatto sì che la nostra storia siciliana, ma soprattutto nazionale, vivesse degli eventi traumatici. La strada è di 3 comuni, ma nessuno ripara le buche. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia invia ai municipi di Agrigento, Favara e Aragona la progettazione per eliminare sulla strada provinciale 15 le buche che porta all'ospedale San Giovanni di Dio. Vediamo. Il presidente provinciale dell'ANCE di Agrigento interviene sulla strada provinciale 15 che versa in cattive condizioni, affermando: doneremo la progettazione ai comuni. La strada versa in gravissime condizioni di dissesto, con enormi rischi per la viabilità. Parliamo della strada provinciale 15 nel tratto compreso tra l'ospedale San Giovanni di Dio e Contrada San Benedetto, un asse viario trafficatissimo di competenza di più enti, attraversato costantemente dalle ambulanze che si recano all'ospedale. Nonostante il suo ruolo strategico, però, questa strada è profondamente segnata da numerose buche e asperità che quotidianamente provocano danni a cose e persone. Carmelo Salamone afferma: ci attiveremo fin da subito per contattare le amministrazioni comunali di Agrigento, Favara e Aragona per definire le questioni burocratiche. Strade più sicure sono un diritto dei cittadini e delle imprese. Ma vedendo ultimamente i numerosi incidenti che sono accaduti, ANCE deve fare la sua parte, comprendendo fino in fondo le difficoltà che hanno le amministrazioni comunali ad affrontare e quindi a preparare un progetto per la messa in sicurezza di queste strade. ANCE lancia, diciamo, questa opportunità. Si mette a disposizione dei comuni di Aragona, di Favara e di Agrigento proprio per mettere in condizione le amministrazioni di richiedere finanziamenti per la messa in sicurezza delle strade stesse. Dico, questo è il minimo che noi possiamo fare. Noi siamo sempre sinergici, diciamo, a disposizione della pubblica amministrazione. Per quello che possiamo fare, noi dobbiamo fare la nostra parte e noi ci siamo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.